La Sartiglia del martedì. Hanno sfilato i tamburinos di Gavoi, il gruppo di Dualchi, di Busacchi, di Nioneli, quello di Ololai, di Osiro e infine quello di Bono. E proprio in questo momento appunto vediamo passare Eleonora D'Arborea e giustamente per lei tantissimi applausi. È quasi pronta ad andare in scena anche l'edizione del martedì della Sartiglia 2004. In lontananza vediamo ancora i gruppi. Sì, e questi dovrebbero essere quelli che precedono proprio la pariglia di Sugompoidori. Vedo anche tamburini e trombettieri, i loro stendardi e quindi la vestizione è finita. Hanno abbandonato anche la sede di Via Solferino dove appunto la cerimonia è avvenuta. E quindi stanno procedendo verso Via Duomo. Questa dovrebbe essere proprio l'ingresso di Piazza Amalfi. Subito dopo appunto la pariglia del capocorsa, c'è la pariglia del capocorsa che appunto ha guidato la Sartiglia di domenica, ovvero Enrico Fiori, Antonello Fenu e Carlo Marras. Tre stelle in una sola pariglia, vediamo se la pariglia di Franco Ledda sarà in grado di eguagliare questo grande risultato. I tamburini suonano. Circondato dalla folla, Franco Ledda, componitori per il gremio dei falegnami. In apertura del corteo anche i componenti del gremio e il presidente Mauro Licheri. Ecco, un primo piano, riusciamo a distinguere anche quello quanto dicevamo prima, il diverso colore delle rosette, un grande lavoro anche per le donne del gremio che nei giorni che preparano, che precedono la Sartiglia, sono tutte intente a preparare queste splendide bardature che poi danno il colpo d'occhio nei giorni della Sartiglia. Ecco un primo piano per lo stendardo. Proprio assordante il rullo dei tamburi che stanno raggiungendo anche la nostra postazione. Intanto primi piani delle pariglie dei cavalieri che sfilano oggi. Intanto Sugompoidori prosegue nella benedizione. Prima volta da capocorsa per Franco Ledda, che ha avuto modo di svolgere comunque un incarico da secondo gruppo nel 2001 quando capocorsa fu Roberto Salaris. Ecco, lo distinguiamo qua in lontananza, si avvicina alla nostra postazione la pariglia della capocorsa. Ecco, ricordiamo
quest'anno Franco Legge indossa una maschera nuova che è stata preparata proprio quest'anno da un artigiano locale ed è stata regalata al gremio poco dopo la nomina di Franco Legge a capocorsa. Celeste acceso e rosa per le rosette della loro bardatura. Ecco, invece su Compoidori di Domenica e la sua pariglia hanno una bardatura uguale a quella di Domenica. Molteplici i costumi scelti dai cavalieri, ogni anno cambiano, moltissimi i costumi di Oristano, molti quelli di Foggia Spagnola, ma anche provenienti da altre parti della Sardegna, non solo Oristano, ma moltissimi di Bonorva, abbiamo visto costumi di Teulada, quelli di Orgosolo. Qualcuno anche del Sassarese quest'anno. Sì, Anela, quindi diversi costumi, quelli scelti dai cavalieri della Sasartiglia. Alcuni di questi cavalieri che prendono parte alla giostra vi partecipano quest'anno per la prima volta, ma ci sono tantissimi di grande esperienza che fanno la Sartiglia da tantissimi anni. Il più anziano da questo punto di vista è proprio su Compoidori di Domenica, che partecipa dal 1968 senza alcuna interruzione, ovvero Enrico Fiori. Grande esperienza comunque anche per il capocorsa di quest'oggi, Franco Legge, che all'attivo ha già una ventina di Sartiglie. Ecco un primo piano di questa maschera che noterete rispetto a quella di Domenica è molto più chiara. Anche la camelia che ha sul petto era rossa quella di Domenica, quella di oggi invece è un rosa pallido. Così come rosa pallido e celesti sono i fiocchi che fermano la sua camicia e fermano anche il velo. Ecco ancora un'inquadratura per Franco Legge che si sta portando verso la via Duomo. Ha ancora in pugno Savipia De Maio, che presto cederà al maiorale in capo del gremio dei falegnami, Mauro Licheri. Tra qualche attimo assisteremo quindi a uno dei momenti più emozionanti della giostra, i tre incroci tra la spada del suo componitore e quella del suo secondo, mentre i trombettieri gli danno il via. Il primo piano è per Federica Trudu, Sonia Cadeddu ed Elisabetta Secchi, l'unica pariglia interamente composta da amazzoni. Ancora inquadrato. Cavallo grigio per Franco Legge, cavallo invece baio scuro per Roberto Salari. In questo momento ha ricevuto le due spade dal presidente del gremio Mauro Licheri, ne consegna una a Roberto Salari, mentre i tamburini conquistano la loro postazione. Pronti per intonare su basso dei suoi compoidori. Ecco che si comincia. Ecco, Franco Legge si pone in direzione verso la curva di Sant'Antonio.
sistema ora in direzione Piazza Manno per effettuare il primo incrocio di spade con Roberto Salaris. Il cavallo sembra abbastanza sereno, nonostante sia, se non erro, la sua prima sartiglia. Sono quasi pronti. Ecco il primo incrocio sottolineato dall'applauso del pubblico. L'abilità dei cavalieri in questo momento sta tutta nel sincronizzare i movimenti e soprattutto la partenza dei due cavalli che dovrebbero giungere sotto la stella nello stesso istante. Ecco un primissimo piano per il destriero Super Cango di Roberto Salaris. Procedono lentamente. Ecco, li hanno raggiunto la stella. Perfetto, il secondo incrocio tra i due cavalieri. Terzo ed ultimo tocco, dopodiché su Componidori Franco Ledda si dirigerà verso la Piazza Manno per aprire la giostra con la sua discesa. Le distanze e adesso si riavvicinano lentamente. Elegantissimo il cavallo montato da Franco Ledda, si tratta di un puro sangue inglese di nome Lucky West, ha 9 anni e arriva dall'America. Terzo tocco avvenuto e ora la giostra può avere inizio. Si dirige verso Piazza Manno, accompagnato sempre dal ritmo dei tamburi. E tutto è pronto per la prima discesa. Vi ricordiamo che domenica su Componidori ha fatto 100 al primo colpo. Ed è stato ben augurante, quasi come rompere il ghiaccio, poi gli altri cavalieri hanno seguito le sue orme e hanno raccolto ben 17 stelle. Enrico Fiore ha dimostrato la sua abilità nel scegliere i cavalieri. Vediamo se saprà fare altrettanto anche Franco Ledda. I due Componidori ci avevano confidato che sono pronti a far scendere un numero abbastanza cospicuo di cavalieri, così è stato domenica. Staremo a vedere se effettivamente Franco Ledda sarà di parola. E anche quest'oggi le discese saranno così numerose. Gli squilli delle trombe danno il via a Lucky West e a Franco Ledda. Vediamo la sua discesa. Thank you.
la prima stella del martedì, riesce ad eguagliare anche Enrico Fiori. Bellissima veramente questa edizione della Sartiglia, non poteva andare meglio, i due capocorso sono riusciti entrambi nella difficilissima impresa di centrare il bersaglio. Ecco, ha eguagliato il suo predecessore. Ecco, quello che mi sembra di intravedere da queste immagini è che la stella si sia piazzata proprio sulla punta, l'abbia presa di dietro, perché adesso l'ha sistemata ed è entrata fino all'elsa della spada. Però all'inizio è rimasta proprio in punta. Esibisce anche tra i suoi cavalieri il trofeo, ovviamente riceve gli applausi dei suoi compagni. Per Franco Ledda è la prima volta da Compoidori, è stato secondo nel 2001 quando Compoidori era Roberto Salaris, colui che oggi è il suo secondo appunto. Le stelle d'argento all'attivo soltanto due, soltanto ovviamente si fa per dire, nel 1982 e nel 2001. Adesso la gioia di aver conquistato una stella da capocorsa deve essere al settimo cielo. Inquadratura per Franco Ledda. L'omaggio dei trombettieri ed ora Franco Ledda sarà premiato con tutta probabilità dal presidente del gremio Mauro Licheri. Ecco un altro fermo immagine nel momento immediatamente successivo a quello in cui ha centrato la stella. Un tributo di tamburini e trombettieri. Appena il cavallo si fermerà, si tranquillizzerà, Mauro Licheri potrà puntare la stella d'argento sul petto di Franco Ledda. Prima discesa e prima stella. Soddisfatto quindi il gremio per questa impresa. Aspettiamo su secondo Roberto Salaris. Roberto è stato Compoidori nel 2001, 5 le stelle centrate nella sua carriera di Cavaliere della Sartiglia. Anche in quell'occasione correvano per San Giuseppe. Il cavallo di Roberto è un puro sangue inglese di 6 anni, dalla manto Baio Scuro, nuovo alla Sartiglia e di proprietà della Macelleria 2000. Proviene da allevamenti italiani. Ecco l'inquadratura per Roberto Saris. Che viene accompagnato da Subasso del suo secondo buon poi. Lui viene accolto da calorosi applausi.
sistema la stella, Roberto la sposta prima di proseguire per la piazza Manni. Ecco un altro bellissimo fermo immagine della stella colta da Franco Ledda. I nostri colleghi ci offrono delle immagini davvero spettacolari, riescono a cogliere ogni momento di tutta la giostra. A loro il nostro ringraziamento. Bellissime immagini che scorrono non soltanto sui vostri teleschermi, ma anche sul maxi schermo che si trova in Piazza Eleonora, da dove sono tantissimi gli spettatori che si stanno gustando la Sartiglia. Ecco, gli viene sistemato anche il costume per essere il più composto possibile, ma godiamoci la discesa. Riuscito a sollevare in tempo il braccio Roberto Salaris, peccato perché la sua discesa era bellissima, velocissima. Probabilmente è troppo veloce, quindi non si è accorto del momento in cui si trovava sotto la stella. E ora è la volta di Andrea De Ias, il suo terzo di questa pariglia. Andrea De Ias partecipa alla Sartiglia dal 1993. A 33 anni e al suo attivo ben 6 stelle d'argento. Andrea Diaz non riesce a cogliere la stella, la scaraventa per terra. Nulla da fare dunque per questi cavalieri che però potranno provarci nuovamente con su Stoku, con Poidori permettendo. Ecco, vediamo dalle immagini. La smorfia di delusione, nonostante fosse coperto dalla maschera, il suo volto non riesce a nasconderla. Intanto ci dicono che la stella colta da Franco Ledda era in argento. Intanto è partito Enrico Fiori, vediamo la sua discesa. Per pochissimo. Il no del pubblico testimonia la delusione, tutti volevano una stella d'oro per questo Componidoro che si è comportato veramente bene domenica. Antonello Fenu cavalca Deflon, un maschio di 7 anni. Anche per lui ultimo ritocco al costume. E le trombe che gli indicano che il percorso è sgombro. Il rallenti sicuramente ci farà notare che ha sfiorato per poco il bersaglio. Ecco il rallenti. Anche Carlo Mar d'argento. Ecco il rallenti che ci ripropone Salvatore Loi. Paolo Secchi monta. Chiedo scusa, mi correggo.
dovrebbe trattarsi di Pietro Serra. L'errore è scaturito dal fatto che monta un altro cavallo, il numero 106, come potete essere al 106. Si tratta di Pietro Serra. Pietro Serra, 44 anni, noto a tutti col soprannome di Cicetto, partecipa alla Santiglia dal 1973 e indossava un bellissimo costume di Sindia. Adesso sono accompagnati dai tamburini appunto verso Piazza Mannu e da lì poi capiremo chi sarà il primo di questo gruppo di cavalieri a tentare la sorte e quindi cercare di far centro qua in Via Duomo per l'edizione del 2004 della Santiglia di martedì. E proprio il primo a scendere dovrebbe essere Ignazio Nonnis. Ignazio Nonnis è uno dei cavalieri più esperti della Sartiglia, 32 Sartiglie all'attivo in soli 47 anni, ciò significa che ha iniziato prestissimo, a 15 anni. Il suo soprannome nell'ambiente della Sartiglia è Scoiattolo ed è stato Compulidori nel 1980 e nel 1982 per il Gremio di San Giovanni. Vediamolo. Nulla da fare per Ignazio Nonnis, che monta Julie Patton, un puro sangue inglese di 8 anni dal mantovaio e che partecipa alla Sartiglia oramai da 5 anni. Il costume di Ignazio Nonnis è di Desulo e lo aveva indossato quando è stato Componidori nel 1982. Dovrebbe trattarsi di Luigi Paratore. Nulla da fare per Luigi Paratore, con i bellissimi, che indossava un bellissimo costume di Oriena. Luigi è stato Componidori proprio lo scorso anno, sempre per il Gremio di San Giuseppe, partecipa alla Sartiglia dal 1989. Vediamo il rallenti che ci ripropone la sua immagine, quella del suo cavallo Jack, un maschio castrone anglo-arabo sardo di 15 anni con diverse sartiglie alle spalle. Viene da una scuderia di Simagis. Partito il prossimo cavaliere. Si tratta di Pierluigi Langiu che monta Leon. È stata velocissima la sua discesa ma non è riuscita a coronarla con una bella stella d'argento. Pierluigi Langiu corre dal 1978 ed è stato nel 1996 Componidori per il Gremio di San Giovanni. Il suo costume è di Sindia. Adesso squillano le trombe e Paolo Caso è pronto per la sua discesa che ci godiamo. Nulla da fare neanche per Paolo Caso. E sono ancora due le stelle della Sartiglia di martedì, quella di, vediamo intanto il rallenti di Paolo Casu. E quella di Elisabetta Secchi, le stelle colte, quindi oggi martedì. È la volta di Francesco Carboni, cavaliere di 32 anni e da 13 anni corre alla Sartiglia, è stato già Componidori nel 1999 e secondo nel 2001. Ha già colto 3 stelle d'argento, vediamo se riuscirà a cogliere anche la quarta. È partito Francesco Carboni. Riesce a colpire la stella ma non a infilzarla. Si può andare avanti con un altro cavaliere. Sì, intanto penso che la regia ci proporrà il rallenti di questa discesa di Franco Carboni. Se non sbaglio è stato Componidori per San Giuseppe.
nulla da fare per lui. E adesso questa inquadratura è ancora quella di via Sant'Antonio. Vediamo che riconsegna la spada su Compoidori Franco Ledda, bellissime in queste immagini che ci permettono di cogliere i momenti salienti della consegna delle spade. E invece se ci riportiamo in Piazza Mannu saremo in grado di vedere Andrea Carboni, il prossimo cavaliere pronto per la corsa alla stella. Andrea Carboni, noto gallardo, ha 53 anni, è partito. Niente da fare per lui, partecipa alla Sartiglia dal 1966, e montava Meanella, una femmina puro sangue inglese di 9 anni che partecipa alla Sartiglia per la quinta volta ed è di proprietà della figlia Tiziana. Vediamo intanto il rallenti che ci ripropone questa bellissima discesa. E intanto sono pronti gli altri cavalieri. Si tratta di Giancarlo Caddeo, di Francesco Castangia, di Alessandro Cossu, di Nicola Piredda e di Gianluca Russo. Alessandro Cossu riesce a centrare la terza stella, era lui, questa splendida discesa era di Alessandro Cossu, cavaliere di 28 anni che corre alla Sartiglia dal 1994, festeggia quindi la sua decima Sartiglia con una stella d'argento. Ancora immagini di Alessandro Cossu che raggiunge la curva di Sant'Antonio ed esibisce il suo trofeo agli altri cavalieri. Grazie Giorgio, mentre noi rivediamo il rallenti della stella colta da Alessandro Cossu. Mentre il cavaliere è già rientrato qua sulla Via Duomo, ha già ricevuto gli onori dei tamburini e dei trombettieri ed ora attende di essere premiato. Viene premiato dal prefetto di Oristano Luigi Serra. Ed è la volta di Gianluca Russo, un giovane di 26 anni, eccolo partito con il suo costume di nuoro. Quarta stella della Sartiglia di martedì 2004. Gianluca monta Ercole, un anglo arabo sardo, un maschio di 3 anni, Sauro, che partecipa alla Sartiglia per la prima volta ed è degli allevamenti di Battista Caduni di Palma Zarborea. Intanto dalla regione in studio Alberto Floris e Simone Nanni ci offrono ancora un rallenti di Gianluca Russo. Tamburini e trombettieri tutti per Gianluca Russo. Eccolo inquadrato dalle nostre telecamere sul percorso di Via Duomo. Vediamo anche Giorgio Mazzino pronto per un'eventuale intervista. Intanto è partito Egidio Enna, vediamo la sua discesa. Fallisce il suo tentativo, Egidio Enna, e torna dagli altri cavalieri mentre è la volta di una nuova discesa. Ecco intanto l'immagine di un cavallo che scalpita, pronto a partire. Dicevo, siamo pronti a vedere Giancarlo Caddeo. Giancarlo ha 36 anni e lo chiamano Carreo Suzu perché quando ha esordito nella Sartiglia era piuttosto magro e ha una quindicina di Sartiglie sulle spalle. È stato tra l'altro anche Compoidori per San Giuseppe con Aldo Cossu e Mario Floris, ma vediamolo.
bella quella di Giancarlo Caddeo. Hanno preso un buon ritmo le stelle, dopo una breve pausa iniziale adesso si susseguono una dopo l'altra. Ecco, ancora un'inquadratura per lui sul suo arsenico amaro, un anglo-arabo-sardo maschio di 8 anni dal Mantovaio che prende parte alla Sartiglia per la prima volta ed è di proprietà di un altro cavaliere della Sartiglia, Ignazio Nonnis. Mi correggo, ho sbagliato il cavallo di Gonario Piras di Uniferi. Giancarlo Caddeo pronto ad ottenere il riconoscimento giustamente per la sua impresa. Si prepara invece a una nuova discesa Francesco Castangia, 33 anni alla sua seconda Sartiglia, quindi giovane cavaliere. Che monta Alan Bonin, un puro sangue inglese. Ecco gli squilli delle trombe mentre il cavallo non risponde ancora ai comandi del suo cavaliere. È partito. Nulla da fare per Francesco Castangia. Eccolo arrivato, supera la curva di San Francesco, arrivato verso la via Sant'Antonio. Ancora il rallenti della regia in studio. L'ha proprio sfiorato il centro. Ricordiamo che Graziano Pala monta Vidoc, un castrone anglo-arabo-sardo di 9 anni, dal colore sauro, che partecipa alla Sartiglia per la sesta volta e tra l'altro prende parte spesso a pariglie paesane. Partito Graziano Pala. Niente da fare per lui, stella d'oro mancata. Vediamo i rallenti. Altri cavalieri hanno raggiunto la Piazza Mannu, si tratta di Mariano Amadu, di Sandro Solinas, di Alessandro Crobu, meglio noto come Sullongu, di Gian Leonardo Murruzzu, di Stefano Manca e di Enrico Iriu. Il primo a scendere alla stella dovrebbe essere proprio Sullongu, protagonista della Sartiglia, ha 34 anni e corre da ben 17. È stato terzo nel 1996, vediamo la sua discesa. La stella finisce a terra, nulla da fare per Alessandro Crobu che monta Victor Bahia, un castrone anglo-arabo-sardo di 10 anni che corre alla Sartiglia da 7 anni. Il costume di Alessandro Crobu è di Samugheo, intanto vediamo il rallenti. Ecco pronti tutti gli altri cavalieri in Piazza Mannu. Aspettiamo, ecco partito già Leonardo Murruzzu. Nulla da fare per Gian Leonardo, ha 24 anni, 7 sartiglie sulle spalle, ha già ricoperto il ruolo di Derzu nel 2001 e nel 2003. Montava Ronaldo, maschio di 8 anni, grigio. Ecco il rallenti che ci propone
Gian Leonardo Murruzzo. Eccolo che riconsegna la spada su con Poidori. Dovrebbe essere la volta di Mariano Amadou, lo riconosciamo dai costumi spagnoli. Raggiunge la curva di Sant'Antonio senza nessuna stella Mariano Amadou, che ha utilizzato come domenica un altro cavallo, Valeria Marini, un purosangue inglese di 5 anni dal Mantovaglio, che partecipa alla Sartiglia da 3 anni. E siamo ancora a quota 5 stelle, quella di Franco Ledda, quella di Elisabetta Secchi, di Alessandro Cobu, di Gianluca Russo e di Giancarlo Caddeo. Intanto è partito un altro cavaliere, si tratta di Stefano Manca. Stefano ha 25 anni, è partito. Nulla da fare per questo cavaliere, alla sua terza sartiglia, senza alcuna stella all'attivo, con il suo costume sardo, nero. Montava Emi Zapotec, un maschio anglo-arabo sardo di 4 anni. Godiamoci il rallenti. È già partito dalla Piazza Manno Sandro Solinas, cavaliere di 43 anni che partecipa alla Sartiglia dal 76 con varie interruzioni. Vediamo la sua discesa. Niente da fare neppure per Sandro Solinas, che alla sua quinta Sartiglia ha partecipato nel 76, nel 78, nel 98 e nel 2003, è stato con Ponidori nel 1990. Abbiamo visto quindi la discesa di questo cavaliere, tra l'altro fratello del vice sindaco Mauro Solinas. E adesso siamo in attesa di vedere Enrico Iriu. Enrico Iriu ha 49 anni, è noto nell'ambiente col soprannome di Pinotto, partecipa alla Sartiglia dal 1981. Eccolo partito. Da fare per Enrico Iriu, con Poidori nel 1995, terzo nel 94, è in pariglia con Paolo Contini e Carlo Serra. Paolo Contini è meglio noto come Padre Paolo, sacerdote della chiesa di Torangius, il quartiere più popoloso di Oristano. Montava Zuzzurrina. E intanto si sono preparati altri 6 cavalieri, sono Marco Vidri, Mauro Secci, Antonello Mele, Renzo Mura, Salvatore Montigi e Filippo Vidri. Cavaliere con il numero 25, si tratta di Stefano Mura. Abbiamo visto il rallenti e ora dovrebbe essere la volta di Mauro Secci, cavaliere col numero 62, 24 anni. È la sua quinta sartiglia. Può
nulla da fare neanche per questo cavaliere. Mentre sono 27 le discese effettuate finora e sono 5 le stelle colte. Un errore, hanno cambiato l'ordine di partenza, si trattava di Antonello Mele, il cavaliere appena scelto, quindi Mauro Secci dovrebbe ancora scendere. Antonello Mele è stato con Poidori nel 1999 per il gremio di San Giovanni. E ora è la volta di Mauro Secci, cavaliere con il numero 62, la sua quinta sartiglia, stella d'argento lo scorso anno. Nulla da fare neppure per Mauro Secci. E adesso rivediamo il rallenti che ci ripropone la discesa di Mauro Secci in attesa di vedere sul percorso di Via Duomo il prossimo cavaliere. Si tratta di Marco Vidi che indossa un costume, ma intanto vediamo ancora la consegna delle spade a suo Poidori. Ecco qua, Mauro Secci riconsegna la spada a Franco Ledda che è pronto a riconsegnarla a un altro cavaliere. Se ci riportiamo in piazza Mannu vedremo appunto pronta la partenza Marco Vidi con il suo costume di Oristano con i fiocchi rosa. Marco Vidri monta Stampella, una femmina puro sangue inglese di 6 anni che ha partecipato diverse volte alla Sartiglia. È stato terzo Gunpoint lo scorso anno per Luigi Paratore, intanto ci godiamo il suo rallenti. Mentre in piazza Mannu è già pronto Tore Montigi, 23 anni, partecipa alla Sartiglia dal 2000. Tore Montigi è stato componitore Eddu per la Sartiglietta nel 1998. Quando si corse la Sartiglietta in onore della liberazione di Silvia Melis. Nel 2003 hanno conquistato il quarto posto per le Pariglie. Tore Montigi rientra alla curva di San Francesco senza la stella ed ora un nuovo gruppo di cavalieri sarà già stato scelto da Franco Ledda, mentre tocca a Filippo Vidili. Ecco che rivediamo il rallenti, ci sembra che il nastro verde fosse troppo alto rispetto all'altezza di questo cavaliere. E intanto è pronto.